Buona festa della Immacolata Concezione a tutti voi. Buona festa a tutti voi che siete qui nella cattedrale a celebrare questa Eucaristia. Buona festa anche a tutti coloro che ci seguono grazie alla televisione. E buona festa alle comunità Magnificat, Cortona, Bibbiena, Marti, Magione. È giorno di festa per voi, rinnovo dell'alleanza, l'accoglienza di alcuni che per la prima volta dichiarano, prendono questo impegno solennemente e lo sguardo di Maria, lei, Immacolata Concezione, vi accompagni, vi benedica intercedendo presso il Padre e accompagni tutti noi nel cammino di vita e nel cammino verso il Natale. La festa di oggi, che ci invita a volgere lo sguardo a Maria, è una festa che ci racconta la vita bella. Maria è immagine, è icona della vita bella. In fondo della vita bella ci parlava la prima lettura, la pagina della Genesi, che ci ha raccontato che Dio aveva il progetto di una vita bella per tutta l'umanità, per tutti noi, un progetto che il peccato dell'uomo ha rovinato, ma che Dio non ha dimenticato. E così la pagina di Paolo agli Efesini ci racconta la dignità dell'uomo, del progetto di Dio per l'uomo, la donna, ricostruito da Cristo, il Redentore, colui che ci apprestiamo ad accogliere nel Natale. È quel progetto di vita bella che Gesù è venuto di nuovo a ripristinare e a rendere accessibile per tutti noi. E Maria è la prima, è la preservata, è l'Immacolata, perché la sua vita da subito è vita bella, è vita piena di Dio, è vita realizzata secondo quel progetto originario di Dio che è pienezza di vita, è gioia di vita. Allora la festa di oggi, nella Immacolata Concezione, ci dice, ci chiede, ma tu hai una vita bella? Guardiamo al nostro cammino. Certo, noi abbiamo gioie e fatiche, abbiamo speranze, progetti e difficoltà che incontriamo nella vita, ma è la nostra vita. E oggi questa non è solo una domanda, la parola di Dio e la festa di Maria Immacolata ci dice, guarda che la tua è una vita bella. E non cambiando qualche aspetto, qualche situazione che stai vivendo oggi, la tua vita oggi è una vita bella. E Maria, guardando alla vita bella di Maria, scopriamo che cosa vuol dire per noi godere, ricevere il dono di una vita bella. E allora scopriamolo nella pagina di Vangelo, dell'annunciazione che abbiamo ascoltato. È sorprendente come nell'annuncio dell'angelo Gabriele a Maria, dove l'angelo le chiede una disponibilità e Maria arriverà a dire il suo eccomi, ciò che viene raccontato principalmente è quello che fa Dio. L'angelo fa una domanda a Maria e in realtà racconta tutto quello che Dio sta facendo. Sentite, entrando da lei disse, rallegrati piena di grazia, il Signore è con te. E avanti dice, hai trovato grazia presso Dio. E poi ancora, il Signore Dio, l'Altissimo, ti coprirà con la sua ombra, lo Spirito scenderà su di te. Nulla è impossibile a Dio. Ecco, la parola dell'angelo a Maria nell'annunciarle l'accoglienza del Messia le racconta il bene che Dio le sta facendo. Le racconta che Dio nella sua vita è presenza di amore. Le ricorda che Dio nel cammino e nell'esistenza di Maria è colui che dona la vita, è colui che l'ha preservata, che cerca il suo bene, che la ricopre con il dono del suo spirito, che la accompagna e che arriva a dirle il Signore è con te.
L'angelo racconta a Maria il bene che Dio gli sta facendo, le sta facendo. Ecco perché la vita di Maria è una vita bella, perché è una vita abitata da Dio, è una vita nella quale Dio sta realizzando il suo progetto di amore. La vita di Maria è una vita bella perché nella sua esistenza Dio non smette di farle il bene, di regalarle la vita, di accompagnarla con la sua presenza. Ma questa è la nostra vita. A noi viene detto: il Signore è con te, ti sta donando il suo spirito, ti ricopre con la sua ombra, cammina con i tuoi passi, ti regala la vita, ti accompagna con l'amore. Scopri le grandi opere che Dio sta realizzando nella tua vita e scoprirai che la tua vita, come la vita di Maria, è vita bella. Ma c'è un secondo aspetto che racconta la vita bella di Maria, perché nell'annuncio della nascita di Gesù, dell'accoglienza di Gesù, l'angelo le racconta la missione di Gesù. Dice l'angelo: sarà grande, verrà chiamato figlio dell'Altissimo, il Signore gli darà il trono di Davide, suo padre. E poi ancora: colui che nascerà sarà santo, chiamato figlio di Dio. Cioè si racconta la grandezza di Gesù che è nel dono, nel donare la vita, nel portare la salvezza, nell'annunciare l'amore di Dio, nel riaprire la porta di quel progetto della vita bella che era il progetto originario di Dio. Cioè a Maria viene annunciato che il figlio che accoglie è un figlio che si dona, che vivrà la vita nell'amore, nel dono. E allora questo è un secondo aspetto che racconta la vita bella, perché anche Maria, accogliendo l'annuncio dell'angelo, è chiamata a fare dono della sua vita. E allora ci viene detto che vita bella c'è quando la vita la doni, quando la regali agli altri, quando è dono di vita per altri, quando è ricca di generosità, quando cerca l'incontro, la fraternità. Quando la vita si dona, è vita bella, è vita piena. E così è la vita di Maria, e così può essere la nostra vita. Qualunque situazione viviamo, nella gioia o nella fatica, la vita la puoi donare, la puoi regalare. E ogni volta che la regali, è vita bella, è pienezza di vita. E infine, l'ultimo tratto che vorrei raccogliere di questa pagina del Vangelo, ed è nella risposta di Maria. Allora Maria disse: ecco la serva del Signore, avvenga per me secondo la tua parola. E anche questa è una risposta straordinaria, perché Maria non dice semplicemente: eccomi, sì, va bene. Ma con il suo eccomi, con la sua disponibilità, Maria dice che avvenga ciò che la parola le ha raccontato, le ha promesso. Cioè Maria è in ascolto, è una donna disponibile, aperta alla parola del Signore e che lascia operare la parola di Dio nella sua vita. E la parola, il Verbo, in lei si fa carne, si fa vita, Gesù. Ecco, la parola opera nella vita di Maria. È una donna in ascolto, è una donna che si fida della parola di Dio. È una donna che lascia che la parola di Dio operi, corra, realizzi ciò che ha promesso. E la vita di Maria è vita bella perché è abitata dalla parola di Dio, perché opera in lei la parola promessa. E questo è detto anche a noi. La nostra vita è vita bella ogni volta che lasciamo entrare la parola di Dio, ogni volta che le diamo spazio, la lasciamo lavorare in noi. Lasciamo che ci accompagni, guidi i nostri passi. Ogni volta che ci fidiamo della parola, la tua diventa una vita bella. Allora lo chiediamo a Maria, che come lei, donna che ha scoperto l'opera di amore di Dio nella sua vita, che ha vissuto la vita come dono, come regalo e che ha lasciato operare la parola nella sua vita, le chiediamo che anche per noi ci sia data una vita bella, una vita piena,
Lo chiediamo per tutti, lo chiediamo per il Magnificat, per chi oggi celebra e rinnova l'alleanza, lo chiediamo per tutti coloro che vivono la vita e cercano di seguire il Signore. Oggi la liturgia in Maria Santissima ti dice: la vita è bella e tu hai il dono di una vita bella. Scoprila e vivila come vita bella.